Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e in questo video ti voglio parlare di porte blindate. No, non parleremo della sicurezza delle porte blindate perché ho scritto diversi articoli e ho girato diversi video dove parlo delle classi antifrazione, di come scegliere, di che cosa è importante, di guida alla sicurezza. Ti voglio parlare di un aspetto poco trattato e anche un pochettino nascosto da molti serramentisti. È l'aspetto del telaio di una porta blindata, perché normalmente una porta blindata è costruita in ferro e, come tu ben saprai, il ferro non è un materiale isolante, anzi è un materiale che conduce molto caldo, molto freddo a seconda della stagione dove siamo. È un materiale che in una casa moderna isolata bene e ermetica al passaggio di aria ti produrrà sicuramente muffa e condensa attorno alla porta blindata stessa, e questo è un aspetto che viene nascosto e viene mascherato dal valore termico della porta. Perché se io vado a leggere il valore termico della porta, è molto buono, potrei avere una porta con un fattore di UD, quindi di isolamento termico di 1.0, però in realtà questo valore è così per legge, vale anche per gli infissi, un po' per tutte le cose, è dato dalla media. Si prende l'anta, si prende il telaio, tutti gli elementi della porta, si fa una media ponderata e viene fuori il valore. Quindi potrei avere un'anta con delle prestazioni pazzesche, un telaio in ferro con delle prestazioni pessime, quindi mi darà un sacco di problemi di muffa e umidità, ma se faccio il calcolo termico, la media tra questi due elementi, siccome l'anta è molto grande e il telaio è piccolo, mi darà un valore che è bello da vedere, ma in realtà è un valore che mi serve solamente come specchietto per la lodole, perché in realtà in casa avrò problemi. Come si può risolvere questo problema delle porte blindate? Esistono pochissime porte, ma esistono delle soluzioni a taglio termico. Con Sistema Bisacchi abbiamo una soluzione veramente a taglio termico, dove il telaio stesso della porta è diviso e viene staccato la parte esterna dalla parte interna. È un po' quello che succede nei vetricamera, no? Una volta era singolo, il vetro ti faceva l'umidità, ti faceva la condensa, ora il vetro è staccato e nel mezzo c'è un materiale isolante. Nel caso del vetro era l'aria o il gas argo, nel caso dei telai è un materiale isolante tipo la purilite, e lì andiamo ad allontanare il pericolo di muffa, umidità e condensa, che in una casa con un'umidità relativa interna vivibile, una casa normale, non avrà nessun tipo di problema. Mentre con una porta con telaio in ferro è molto probabile, anche già con un'umidità relativa bassa del 50%, avere tutta la condensa attorno al telaio, che poi con andare nel tempo diventerà anche della muffa. Questa è una cosa che ne parlano in pochi, è una cosa che avevo piacere che tu sapessi, così saprai trovare la giusta soluzione. Se ti affidi a noi non corri alcun rischio, basta andare su www.bisacchi.it e richiedere la nostra consulenza. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, segui il canale e attiva le notifiche. Ciao e al prossimo video!